detto. Al CIPE non c'era niente. No, non c'era niente perché il CIPE andava fatto il 5 di settembre. Il governo è cascato. Guardi, abbiamo i verbali del 17. C'era la. No, io. Guardi, un acceso confronto tra il presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai, e il ministro per la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, arrivato a Ponte Buriano, nel comune di Arezzo, per un incontro elettorale e per assicurare i cittadini che questa bellissima opera d'arte, che lo stesso Leonardo scelse per lo sfondo della Gioconda, alla fine sarà sollevato dal traffico veicolare che ormai da 800 anni e spiccioli sopporta. Anche perché le parole spese del MIBAC sulla possibilità di darci l'opportunità di fare ponti provvisori, che ci fossero tutti i soldi per la realizzazione dell'opera, perché giustamente la loro preoccupazione è che non resti il provvisorio. Occupandomi della coesione territoriale, quindi del Fondo Sviluppo e Coesione, è esattamente deve andare in questa direzione, poi, cioè liberare. Qui dobbiamo fare la coesione tra Valdarno e la città d'Arezzo. Guarda, costruire ponti, la coesione territoriale è questa. I finanziamenti, afferma il ministro, per realizzare un primo guado che consente così di chiudere Ponte Buriano al traffico e agli aretini di rimanere però collegati con il Valdarno, ci sono. Un tema che mette tutti d'accordo. Questo bene va tutelato e il territorio deve essere dotato di un secondo ponte. Ed è stato importante, io sono orgoglioso di aver firmato, trovato le risorse per creare un ponte provvisorio, ma che deve diventare definitivo, perché qui è necessario collegare due realtà importanti. Questo è l'unico collegamento in zona tra il Valdarno, correggetemi se sbaglio, e l'Aretino, quindi bisogna, come dire, la coesione territoriale significa proprio questo, cercare di accorciare le distanze e rendere i nostri territori più vivibili per i cittadini. Di quanto siamo lontani dal vedere davvero realizzata questo secondo ponte, quindi questa opera strategica per ovviamente poi poter tutelare l'opera d'arte che è alle sue spalle. Ma ovviamente non ci sono le maestranze che hanno costruito questo ponte, ma loro avrebbero detto che per costruire il ponte serve il primo mattone, il primo passo. Noi ne abbiamo fatto uno molto significativo, che è quello di liberare questo ponte creando un guado provvisorio, ma adesso appunto l'impegno è quello di renderlo definitivo. Le risorse ci sono, dobbiamo difendere i nostri progetti dei territori, inserirli in un quadro che qui mi pare esista, ma lo vedremo nel corso delle prossime settimane. Ma penso che l'occasione per reinfrastrutturare il territorio, valorizzare i beni culturali, il patrimonio storico, è straordinariamente, mai come questa volta, si avvicina in maniera straordinaria. Per questo è importante che tutti ci facciamo sentire la voce, anche quella dei territori, e anche oggi questo è un momento di confronto per me.